Salve a tutti ragazzi e ragazze, sono Snake, sta a 2, bentornati e bentornate sul Games Channel. Allora, evito di farvi vedere tutte le cose, insomma, fino adesso sono stato a Windelm per reclutare di nuovo Stenvar, l'amicone Stenvar. Sono andato nella locanda, ma non c'è. Perché? Ormai è passato molto tempo dall'ultima volta che lo abbiamo lasciato, io gli dissi di lasciarmi, non di rimanere fermo. Ma anche fosse, comunque, sono passati più di 3 giorni. Voi mi avete detto, vabbè, dopo 3 giorni comunque lui si sblocca e torna nel suo punto di origine. Non c'è nessuno. Qui non c'è nessuno. Ha fatto passare del tempo, ma niente, non ritorna. Ora, non è essenziale per me avere un compagno fisso. Certo, mi aiuta parecchio perché. Vi ho detto, ho difficoltà comunque a giocare e parlare. Però Stenvar mi sarebbe piaciuto portarmelo perché è un simpaticone e ci facciamo delle risate anche per questo motivo qua. Non mi porto dietro nessuno, non fa niente. Un Caterpillar di sicuro ottimo era Teldrin. Però già è forzato il fatto che io stia qui a Skyrim e non stia di ancora a sostegno nel cercare di raggiungere Mirak. Adesso quindi tornare a sostenere, ritornare qua, lo trovo terribile. Lo trovo terribile per Enki. Ok? Comunque, mi sto dirigendo verso, presumo, quel punto lì. Vediamo. Sì, di sicuro. Mi sto. In pratica sto andando verso un sacerdote del drago. Questo punto mi è stato spoilerato da uno di voi. In pratica mi è stata inviata proprio l'immagine con il punto esatto, quindi niente, già lo conoscevo e ce l'ho direttamente. L'altro sacerdote del drago, invece, ho ricevuto delle indicazioni stile Kira, come è successo con l'ultimissimo video. Ehi. Nell'ultimissimo video, in pratica prendo la mappa, vai a sud-est, scendi poi lì, segui la via. Ok. Quell'altro sacerdote del drago mancante lo faremo nel prossimo video. In questo, invece, ci dedicheremo in questo qua. Che bello. Il dungeon si divide, cioè il tumulo si divide in due grossi parti. Quando ti hanno ucciso sarà molto più facile derubarti. Una parte bassa e una parte alta. Vediamo che sai fare. Allora, cerchiamo di non rimanere in difficoltà da un branco di banditi, che altrimenti davvero è grave. Ok. In questo video prenderò un bel discorso, perlomeno a me piace molto, legato ad Auriel, Akatosh e Alduin. Perché? Perché prima di. Mentre stavo accendendo il PC, nel frattempo quella testa rotola grandissima. Un ragazzo su Facebook, non faccio il tuo nome perché mi ha scritto in privato, quindi evito per privacy. In pratica mi ha chiesto oltre, puoi fare chiarezza su questi tre, ma sono la stessa cosa? Da quello che ho capito, no. Però non ho ben compreso le differenze che ci sono fra loro. Non ho capito se Alduin, se Akatosh e Auriel rappresentano lo stesso concetto, se sono lo stesso individuo. Ok, cercherò di fare chiarezza. Più che altro vi dico quello che io ho capito in questi anni e specialmente negli ultimi mesi. Tutto ciò che andrò a raccontarvi deriva dall'esperienza che ho con Oblivion, deriva dalle letture che ho fatto dei libri che sto facendo tuttora, ultimamente sto leggendo davvero tanto. E soprattutto dai vostri post che mi avete lasciato nel corso di questi ultimi 2 anni. Post recenti, post molto vecchi. In pratica è dove si è approfondito proprio tutta questa questione qua. E quindi sono il primo a ringraziare voi. Ora, da dove iniziamo? Allora, partiamo da Alduin. Alduin, lo sappiamo, c'è poco su cui discutere, cioè basta giocare Skyrim per capire che non è lo stesso individuo, cioè con Akatosh e Ariel non ha nulla a che vedere, perlomeno non sono la stessa cosa, ok? Infatti parlando con Parthornax non riesco a capire cosa dice.
Parlando con Barton, non acceniamo a conoscenza che Alduin non è altro che il figlio primogenito di Akatosh. Barton Nux è suo fratello, è il fratello di Alduin. Ok, quindi già sappiamo, grazie a Skyrim, che Alduin, il dio drago del Pantheon nordico, non è, non può essere Akatosh, perché è suo figlio. Va bene? Quindi con Alduin non c'è difficoltà a comprendere tutto ciò. Ok, le classiche frasi dei banditi. Allora, qui però che abbiamo? Io spero di trovarci comunque una quest qui all'interno, comunque una storia dietro a questo sacerdote. Perché alla fine i sacerdoti ne sono 8. Sapessi a quale accademia si riferisce. La frase non me la ricordavo. Ok. Fino a quando sono banditi non troverò tante difficoltà. Specie banditi non corazzati. Con i signori Dragon invece dovrò stare attento. Perché tanto ce ne saranno. I sacerdoti sono stati sepolti con i loro seguaci. Oh, ecco, questo potrebbe essere difficoltoso. Difficoltoso tra virgolette, cavolo. Uno contro uno, un sangue di drago non deve avere difficoltà con un bandito saccheggiatore. Ma proprio no. Sarebbe un fallimento su tutta la linea. Ragazzi, non sto spendendo parole sulla dipartita di Derkitus perché voglio concentrarmi proprio su tutto questo discorso e parlare di Derkitus e quello che penso dei ragazzi che l'hanno davvero offeso occuperebbe troppo tempo. E no, non me ne va adesso. Ci sarebbe da fare un video dedicato. Un video tipo I mando alla tempesta gli ignavi di Skyrim. Vi ricordate? È un video tipo quello, però. Adesso no. Voglio rimanere serio. Allora. Quindi, qui non c'è altro. Proseguiamo. Quindi Alduin, abbiamo detto, è il figlio di Akatosh. Non può essere la stessa cosa. È sì la rappresentazione del dio drago del tempo per i Nord, ma non ha nulla a che vedere. Cioè, non è esattamente Akatosh. No, sono cose diverse. Invece, per quanto riguarda Akatosh e Auriel, bisogna fare un discorso molto più lungo e bisogna tornare nella prima era, ai tempi di Alessia. Vi ho detto più volte, di Alessia, di Penel, parte di loro che io adoro da morire, probabilmente rientrano nella top 3 di sempre per me. Ne parlerò molto meglio quando giocherò Oblivion, quindi qui oggi farò un riassunto, un riassunto. Ci tornerò in futuro. Prima era, Alessia, cosa fece questa? In pratica lei liberò gli uomini dalla schiavitù Ailaid, quindi una razza elfica. Ok. Per anni gli uomini sono rimasti schiavi degli Ailaid, ma per tanti anni. E tutti questi anni cosa è successo, cosa si è verificato? Gli uomini hanno, durante la schiavitù, hanno dimenticato le loro credenze, le loro divinità, tanto da assorbire la cultura e la religione Ailaid. Hanno incominciato a venerare le divinità elfiche, in pratica. Gli uomini schiavi a Cyrodiil. Ok, Alessia in questa guerra contro gli Ailaid ha avuto dalla sua parte anche i Nord. Ora, queste sono parte fondamentale di tutta questa storia, perché una volta quindi liberati tutti, si è aperto questo, una volta liberati tutti, una volta vinta la guerra, sorgeva un problema. Gli uomini volevano ormai venerare quelle nuove, tra virgolette, divinità. Ma i Nord assolutamente no. I Nord, che ormai avevano vinto la guerra insieme a Alessia, incominciavano a vivere anche in quelle terre. Per loro era inaccettabile quelle divinità lì. Davvero era una cosa
assurda soltanto pensarlo. Quindi Alessia doveva trovare un modo per non far scoppiare una guerra civile tra i Nord e gli uomini di Cyrodiil, ok? E quindi cosa fece? Una cosa molto bella, molto intelligente. Creò una nuova Qualcosa di religione, quella interessante. degli otto divini. In pratica non fece altro che unire, mischiare le divinità elfiche con quelle Silenzio. nordiche. Credo di Quindi, aver sentito qualcosa. e questo è un Enki, ha una Quando si barba parla di diversa, me, ma... non fai che tremare dentro la tua corazza. Corazza, pelliccia. Ma no, tutto bene. Andiamo. C'è qualcuno Oh! lì. Che scasso io! Troppo scarso, Dio santo! Però si è mosso solo in quel momento. Ciao Enki! È similissimo. Ha una pittura facciale diversa e la barba diversa. Olè. Quindi ha mischiato le divinità, creando la religione degli otto divini che conosciamo tutti, è inutile che stia qui comunque a elencare tutti gli otto divini. E quindi sia Nord sia gli uomini erano tutti contenti e soddisfatti di questa nuova religione. Ora bisogna fare un salto avanti. Ecco che significa il riassunto. Mi lacera il cuore, ragazzi, davvero. Ma devo farlo, altrimenti qui non finisco più. Tuona tantissimo fuori, piove tantissimo ed è bella la sensazione, mi piace il rumore della pioggia. Bisogna fare un balzo avanti nel tempo, bisogna arrivare nel periodo dopo la morte di Alessia, addirittura. Allora, Marok, uno che veniva chiamato Uomo Scimmia e molto probabilmente quindi era un Imga, queste informazioni qui comunque le devo grazie anche a... Sembra il ragazzo che mi ha chiesto... No, non c'è niente il ragazzo che mi ha chiesto di parlare di questo, scusate. A un altro ragazzo con cui ci parlo da mesi, che mi ha inviato testi che provengono da Tess Online. Tess Online, come ho detto diverse volte, è canonico, quindi bisogna prestare attenzione a quello che c'è in quel gioco. Bene, lui mi ha inviato dei test molto interessanti riguardo a questo Marok. Ora, Marok è citato anche nei testi presenti in Morrowind, Oblivion e Skyrim, adesso dico tutte e tre, ma comunque in questi giochi si parla anche di lui pochissimo, pochissimo, ma è presente. Questa è una trappola? Guardate com'è... sì, è per forza una trappola, guarda un po' lì. Ok. Un altro Enki, questo con i capelli uguali a quelli miei e con la stessa barba. Cambia un po' il naso, però è un po' diverso. E questo Marok, questo uomo scimmia, in pratica lui non ricordo se vide, insomma, gli apparve, ebbe una visione di Alessia oppure ascoltò soltanto la sua voce. Fatto sta che le parole dette da Alessia, lui le trascrisse su pietra. Da quelle parole trascritte su pietra nacquero tantissimi ordini, tantissime dottrine. Una di queste fu l'ordine alessiano, ordine di cui vi ho parlato tante volte. Oddio, 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 oddio. Temo questo posto, lo temo. Ragazzi, purtroppo ogni tanto mi devo fermare perché mi devo anche concentrare su quello che sto facendo. E qui secondo me bisogna prestare attenzione. Oh, mi piace. Storia. Ecco. I simboli delle divinità del Pantheon nordico, le raffigurazioni, le rappresentazioni delle divinità nordiche, ho detto che ne avrei parlato. C'è un altro tumulo comunque da affrontare, mi piacerebbe leggervi comunque il post bellissimo di Xorin a proposito di queste divinità nordiche. Allora, i quattro totem di Volskig. Ok, infatti sì, ne sono quattro. Vediamo. Tutti e quattro sono legati alla stessa terra come noi. Qui fa riferimento proprio ai Nord. Ok? Quindi probabilmente alle divinità. Alcuni giacciono sdraiati, consumati nell'ombra. Altri
Alti sono in piedi, allungano il collo per vedere. Anche se non vive nessuno in questo tumulo sacro, tutti loro richiedono la tua attenzione se vuoi procedere. Il primo teme tutti. Il secondo non teme nessuno. Oddio, bellissimo. Ok. Allora qui si fa, penso, più riferimento all'animale in sé che alla divinità. Sarebbe una figata, se fosse rivolto esattamente alla divinità, però il terzo mangia quello che può. No, 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 ok, all'animale, all'animale. Preferibilmente il numero uno. Il quarto teme il secondo, ma soltanto quando è da solo. Tutti devono essere attivati se vuoi tornare a casa. Ok. Allora, un attimo solo, fatemi vedere che bestie ci sono. Volpe. Orso. Lupo. Serpente. Volpe, orso, lupo, serpente. Vediamo. Il primo teme tutti. Volpe. O serpente. Il secondo non teme nessuno. L'orso. Ora io sono molto legato alla figura del serpente. A me il serpente è un animale che piace tantissimo, però non può essere che il più temuto è assolutamente l'orso. Quindi, allora, il primo teme tutti, potrebbe essere la volpe o il serpente. Il secondo non teme nessuno, di sicuro l'orso. Il terzo mangia quello che può. Il lupo no, l'orso no. Loro possono mangiare quello che vuoi, tra virgolette. Oddio. Allora, il primo tema di tutto dovrebbe essere il serpente a questo punto. Il terzo mangia quello che può, secondo me la volpe. O il serpente, dipende. Preferibilmente il numero uno. Ok, il serpente che mangia la volpe è un modo più difficile. La volpe mangia il serpente. Il quarto tema il secondo, ma soltanto quando è solo. Il secondo non teme nessuno, l'orso. Il lupo. Perfetto. Il lupo teme l'orso, ma soltanto quando è solo, perché i lupi si muovono in branco. Uno contro uno, do cavolo va il lupo? Invece quando è in branco non lo teme. Perfetto. Quindi. Serpente, orso, volpe, lupo. Serpente. Orso. Vediamo un po'. Ah, ok, si è illuminata lì. Serpente, orso. Volpe, lupo. Probabilmente sbagliando si sarebbero aperte le tombe, sarebbe uscito un Draugr, qualcuno. Ok, benissimo. Mi piacciono queste cose. Mi piacciono. Continuiamo il discorso adesso, che dovrebbe essere più libera la situazione. Dio, questo si apre qui? No, forse no. Oddio, questo è tantissimo. Forse qui è uno shortcut, usciremo da qua magari. Non so. Potrebbe essere. Allora, quindi. Si crearono questi ordini, tra cui anche l'ordine alessiano, stavo dicendo. L'ordine alessiano, ve ne ho parlato già in passato, era un ordine abbastanza rigido. Per certi versi a me ricorda moltissimo la nostra, tra virgolette, nostra Santa Inquisizione. Cioè, se non rispettavi tanto quello che loro veicolavano, non è che ti andava tanto bene, ok? Era davvero abbastanza estremista come ordine, ma ancora più estremista. Ah, tra l'altro, una cosa importante: l'ordine venerava un solo grande dio, un unico dio. Gli altri non è che ritenevano, cioè, non pensa, gli altri divini non è che li consideravano fasulli. Finti. Loro pensavano che tutti gli altri erano una parte di questo unico. Ora, è proprio, si chiama proprio così il loro dio, l'unico. Infatti, chi ha giocato Morrowind sa benissimo che esiste un tempio, il tempio dell'unico. E coloro un tempo andavano lì a venerare questo unico, questo loro dio. Va bene? Ricordatevi questo unico, comunque. Ok, ricordatevelo. Vi stavo dicendo, loro erano abbastanza estremisti, ma ancora di più. Quella parte, quel gruppo che uscì proprio dall'ordine alessiano, c'era una
un gruppo, un po' di uomini che faceva parte dell'ordine, che si separarono per creare qualcos'altro, qualcosa di ancora più estremista, chiamato i selettivi Murakati. Ora, questo è un termine, questo nome, questo gruppo è citato anche in un libro presente, non so se ce l'ho qui adesso. Eccolo qua. Ricordavo di averlo avuto. Non so se è di Dragon Ball o di Skyrim. Comunque, vedete, ce l'ho, lo posseggo, quindi. Guardate un po'. Nessuno comprende cosa sia accaduto quando i selettivi hanno danzato su quella torre. Cioè, allora, ci devo arrivare un po' alla volta. I selettivi Murakati sono citati in questo libro. Sono citati in testi di Tess Online anche. Qui ne parla anche Manny Marco, giusto? Sì. I selettivi Marukati, ok? Marukati deriva da Maruk, perché tutto è iniziato da lui, come vi dicevo. Maruk ha sentito la voce di Alessia, si sono formati tanti ordini, tra cui l'ordine alessiano, e poi da questo ordine alessiano sono nati i selettivi, ok? Va bene. Allora, è qui. Diciamo che io adesso andrò a raccontare quello che scrive anche questo libro, per certi versi, però adesso senza che stiamo a leggerlo. Ok. Allora, magari lo leggiamo dopo per vedere se ho detto cazzato o no, perché io come al solito a me piace ricordare quello che ho capito. Va bene? Poi lo leggiamo, non è un problema. Dicevo, quest'ordine era molto più estremista. Questi selettivi erano molto più estremisti dell'ordine alessiano. Loro avevano un'idea. Allora, loro credevano che, oddio, devo stare molto attento. Loro credevano che si potesse raggiungere la vita perfetta. Cioè, si poteva arrivare a comprendere il massimo della vita, tenendo in considerazione che per loro la morte era soltanto un'illusione e quindi che la si poteva superare. Ora, per raggiungere questa vita perfetta, c'era bisogno però di alcuni passaggi, dovevano fare alcune cosette. Io mi focalizzerò soltanto su uno di questi. Per tutto il resto, per l'appunto, ne parlerò in futuro, quando giocherò Oblivion. Oh, non ho fatto caso alla trappola e sono un ritardato. Ok, mi spiace per questa disattenzione. Allora. Loro, dopo alcuni studi, alcuni rituali, sono arrivati a capire che Akatosh conteneva una parte elfica. Cioè c'era un aspetto elfico in Akatosh. Quindi per loro questa cosa era un abominio. Una cosa proprio non inaccettabile. Non potevano continuare a venerare un dio del genere che, secondo me, comunque non era altro che l'unico, cioè per loro l'unico non era altro che Akatosh. Allora, un passo alla volta. Per loro il tempo è unico. Cioè, pensate al tempo, la rappresentazione del tempo, no? Una linea che continua all'infinito, ma appunto è unico il tempo, è una linea. Ok? Non può essere formata da due entità. In questo caso Akatosh con la parte elfica. Ok, quando hanno scoperto questo, non ci hanno pensato due volte per eliminare quella parte elfica. E loro odiavano a morire gli elfi per via degli Aed, di quello che hanno fatto agli uomini. Perché, ripeto, questi selettivi sono usciti dall'ordine alessiano. L'ordine alessiano è nato grazie a Maruk. E Maruk grazie alla voce di Alessia. Quindi Alessia ha liberato gli uomini dalla tirannia elfica. È per questo motivo che c'è tutto questo astio, questo odio verso il popolo Mer. Va bene? Quindi dovevano fare di tutto per togliere questo aspetto elfico da Akatosh, dal loro dio, che presumo sia per l'appunto l'unico. Qua mi piacerebbe sentire alcuni di voi.
in proposito. Ok, cosa fece? No, a questo punto leggiamolo, forse è scritto qui, in questo punto. No, non proprio. Allora, diciamo così. Per raggiungere per l'appunto questa vita perfetta, devono eliminare da Akatosh questa parte elfica, e non solo. Però focalizziamoci soltanto su questa. Allora, per eliminare la parte elfica, comunque, la parte di una divinità, cosa scatenarono? Una roba incredibile. Allora, davanti a loro apparve una torre. Loro danzarono sopra questa torre. Vedete come c'è scritto qui? Nessuno completa cosa sia accaduto quando i selettivi hanno danzato su quella torre. Bene, quando danzarono e, diciamo, teoricamente, separò Auriel da Akatosh, si creò una frattura del drago incredibile, la più devastante che ci sia mai stata in tutto l'universo di Tess, che durò all'incirca 1008 anni, no, all'incirca 1008 anni. L'otto è importante anche in questo caso. Devo stare attento anche alla mia di lore, quindi mi devo limitare anche in questo. Fatto sta che la torre, in pratica, dove danzarono, si spaccò in otto parti. Durante questo spacco, questo spacco, quando si riformò, quando la torre tornò a essere, quando questi frammenti di torre, questi otto frammenti, tornarono, diciamo, a essere parte del Mundus, la frattura terminò, ok? Ok, diciamo così. E questa frattura durò 1008 anni. Una frattura assurda, assurda. Bene, comunque, tutto questo discorso è per farvi capire che Akatosh e Auriel sono due cose distinte e che questi selettivi hanno proprio tolto la parte elfica di Akatosh. Comunque, basta fare anche un ragionamento abbastanza semplice. Pensiamo alla creazione, pensiamo a quello che è successo agli inizi, no? Auriel ha combattuto contro l'Orcan. Auriel, insieme a Trinimach, ha combattuto contro l'Orcan e gli uomini. Ecco perché c'è questa separazione, no? Cioè, gli uomini venerano, non tutti, ci sono delle eccezioni, ve l'ho detto già, venerano, tipo Redguard, venerano l'Orcan, Shor, Shezar, chiamatelo come volete. Dall'altra parte i Mer venerano, non tutti, ci sono delle eccezioni, venerano Auriel. Ora, come può Auriel, cioè come può Auriel essere la stessa cosa di Akatosh? Ci sarebbero delle incongruenze pazzesche, poi per gli umani, per gli uomini, o no? Ok? Perché sono due cose diverse, non c'entrano niente. Rappresentano sì il dio drago del tempo, ma sono diversi. Alduin è diverso. Questa la prendo da, mi sembra da Andy, ed è bellissimo. Sono tutte e tre le rappresentazioni del tempo, ognuno è una parte del tempo. Cioè, sia Auriel, sia Akatosh, sia Alduin rappresentano sì il tempo, ma tre parti diverse. Auriel il passato, Akatosh il presente, Alduin il futuro. È bellissimo, è bellissimo, tutta una coerenza, tutto è preciso, mi piace davvero tanto. Per esempio, perché questa cosa io non la sapevo, e la so grazie a lui. Ok? E niente, questa è la risposta alla tua perplessità. Sono tre esseri diversi, ok? Distinti. Ognuno, per i Nord il dio drago però è Alduin, per gli uomini è Akatosh e per i Mer è Auriel. Sono sì rappresentati sotto forma di drago, rappresentano il tempo, ma sono nello stesso momento anche diversi, per le ragioni che vi ho già descritto. Va bene? È bellissima, che non trovate? Io sto andando molto piano, lo vedete, perché come tante volte ho difficoltà. Più che altro ho difficoltà nel cercare di ricordare, no, tutte queste storie e avanzare. Io sto anche attento a questi nuovi percorsi, perché un conto è tornare su zone già esplorate, un conto zone nuove. Insomma, me le voglio anche un po' godere.
Ora, fino a quando si tratta di eliminare e pulire le zone, va bene, posso andare spedito e posso stare poco attento, però... Cioè, per esempio, l'enigma di prima mi è stato interessante. Dai, avanziamo. Qua ci saranno ragni. Eccoli qua. Vabbè, questo è piccolino. Comunque, prima mi sono dimenticato. Non conosciamo... Non sappiamo che fine abbiano fatto i selettivi, non l'abbiamo letto nel libro, mi sono dimenticato di dirvelo. Effettivamente, dopo questo evento pazzesco, sono scomparsi. Ora mi ricordo un po' i Dwemer, cioè, hanno cercato di arrivare di raggiungere, insomma, un loro scopo, e non sappiamo più nulla su di loro. In questo caso, è molto più probabile che loro davvero sono scomparsi a causa della frattura del drago. Io con i Dwemer ve l'ho fatta presente perché so che esistono teorie anche su quell'aspetto lì. Io un po' mi trovo d'accordo con Enki, cioè io sono del suo stesso pensiero adesso. Però in questo caso che c'è stata una frattura del drago, magari i selettivi sono scomparsi proprio a causa della stessa frattura. Però ammetto che io... Ammetto che è possibile che io non conosca ulteriori libri, magari aggiunti anche in testo online. Magari loro sono stati aggiornati e si conoscono altre cose su di loro, eh. Io sono rimasto a questo, sono rimasto anche a quello che scrive questo libro qua. Chissà. Chissà. Tutta la storia che ruota attorno a Marouk, che conosciamo davvero poco di questo personaggio, un personaggio misterioso, nel senso che appunto ci sono poche cose, poche fonti che parlano di lui. Alessia, Penny, io ragazzi, vado fuori di testa. È bellissimo, non vedo l'ora di essere insieme a voi all'interno delle rovine Eyled e parlarne, non vedo l'ora, mi sfogherò tantissimo. Allora, per il momento non c'è niente che ci parli di questo sacerdote. Non si è attivata nessuna quest. Peccato. Quindi non conosco la sua storia. Spero di non aver lasciato un diario dietro. Non me lo perdonerei mai. Ma poi ci sarete voi a offendermi. No, trappola! Oh. Rapido, molto rapido. Vabbè, proseguiamo. Picco di Volskig. Ah, qui arriviamo nella parte sopra. Che ci avevo fatto caso, infatti. C'è una parte più alta. Dai, dai, dai. Facciamo caricare un po' il mondo di gioco. Altrimenti mi scatta troppo. Fa fatica, fa fatica. Oddio, 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 oddio. Devo uscire da qui, eh? Forse una volta preso l'urlo, una volta imparato l'urlo, uscirà il nostro caro sacerdote. Eh sì, mi farò aiutare. Vediamo poi con quale elemento ci affronterà. Volsung. Fulmine. No, ghiaccio, non capisco. Non mi sta... Ghiaccio, ok. Che belle frasi del nostro amico. Allora, qui c'ho qualche pozione. Penso di no. Ok. Pozione e collana antighiaccio, per essere sicuri.
Addio, Volsung. Intanto sei bellissimo. I prezzi sono più favorevoli del 20%. Puoi trasportare 20 punti di carico in più e puoi respirare sott'acqua. Ok, ne manca solo una all'appello. E poi abbiamo fatto. Caro amico mio. Ragazzi, mi vedete un po' spento. Ho preferito dirvi questa cosa alla fine, perché adesso comunque salverò. Perché allora è stata una settimana abbastanza, una decina di giorni comunque abbastanza toste. Attenzione. Smeraldi. Guardate quanti smeraldi. Che ci faceva Volsung? Vabbè, Volsung. Non sono i suoi. Comunque dicevo, mi avete visto un po' spento durante il video, almeno credo, poi non lo so cosa sono riuscito a trasmettervi, perché è stata una settimana abbastanza dura, sia per quanto riguarda comunque i soliti impegni, ma soprattutto anche per quello che è successo in ambito familiare. Io ho la fortuna di avere ancora un nonno e una nonna, però quest'ultima è stata un po' male, quindi diciamo che anche a causa di questo che non sono riuscito anche a registrare, ok? E niente, tutto qua. Ora ragazzi, ci vediamo al prossimo video, e spero il prima possibile. È solo una speranza, perché ormai non vi sto promettendo più giorni, non vi dico più quando registro, perché so che non riuscirei mai a mantenere le promesse, quindi me ne sto zitto. Semplicemente ci vediamo al prossimo video. Spero che il video vi sia piaciuto, che l'argomento adattato sia stato di vostro interesse. Mi spiace solo che questo sacerdote non abbia avuto una storia dietro. Peccato. Ciao ragazzi e ragazze.